Ringrazio Simone Baldelli ed è un ringraziamento non rituale alla luce dell'impegno che sta profondendo in questa battaglia referendaria sostenendo le ragioni del no. Ricordo a me stesso che Simone Baldelli è stato forse colui il quale ha rimesso in discussione attraverso la raccolta di firme la decisione di ridurre, di tagliare il numero dei parlamentari che il Parlamento forse in maniera troppo sbrigativa e poco meditata aveva la legge che il Parlamento in maniera così sbrigativa e poco meditata ha approvato. Quindi il mio ringraziamento assolutamente non rituale, ringrazio Viviana Beccalossi che è la terza relatrice, poi ringrazio l'onorevole Malgieri, l'onorevole Moffa, l'onorevole Proietti Cosimi, l'onorevole Germontani per la loro presenza e l'onorevole Malgieri e l'onorevole Moffa che con me hanno animato questo comitato, poi verranno qui e risponderanno anche loro ad eventuali domande oppure si asterranno. Io prima di inoltrarmi voglio passare subito la parola all'onorevole Baldelli nella sua qualità appunto di promotore del Comitato per il No, del comitato più importante, del comitato che sta sostenendo questa battaglia e anche in qualche modo da padrone di casa, tra di noi è l'unico deputato in carica e quindi gli passerei immediatamente la parola e poi naturalmente ci intratterremo più diffusamente sulle questioni che hanno portato noi, che non siamo più in carica, ad aderire al no e a costituire a nostra volta un nostro comitato, un comitato di centrodestra, ma liberi di votare no. Prego Simone. Intanto grazie Mario per la possibilità che mi dai di battezzare qui a Montecitorio questa nuova iniziativa, secondo me lodevole, che avete deciso di mettere in campo quando mi hai chiamato l'altro giorno per spiegarmi che c'era questa iniziativa, per darmi contezza del fatto che erano state raccolte le firme, che c'erano colleghi autorevoli che avrebbero voluto intervenire, esporsi sul fronte del no. Mi ha fatto molto piacere perché io sono passato per una quantità di sentimenti in questa battaglia, il primo dei quali, non vi nego, è stato la solitudine, almeno nella fase iniziale, perché c'ero io e il PD, poi è sparito pure il PD a un certo punto, per cui era proprio una solitudine nera quasi, nel senso che a parte qualche amico, tra cui Cangini e pochi altri che hanno sostenuto sin dall'inizio in Parlamento la battaglia contro questa cosa, ricordo che il taglio dei parlamentari qui a Montecitorio arriva all'indomani di un'altra cosa folle che per fortuna adesso è sparita, che è il referendum propositivo, che erano venuti a propinarci perché secondo Di Maio bisogna fare le leggi senza i politici. Ecco, dopo due settimane da questa cosa qui è iniziata l'ennesima proposta dello spezzatino costituzionale, che secondo me è un disegno politico che chiaramente ha come obiettivo la disarticolazione del nostro sistema. Dico tre cose brevi e poi lascio la parola perché è giusto che siate voi a spiegare le vostre ragioni. Noi qui abbiamo ospitato, vedo colleghi dell'ANSA, Ciccio Bongarrà, altri delle agenzie, qualcuno sta seguendo questa conferenza stampa anche attraverso la web TV della Camera, chi attraverso dirette sui social, mi diceva Viviana. Ecco, un saluto a tutti quelli, colleghi e non, che stanno seguendo questa iniziativa. Da questo tavolo si sono alternati colleghi delle più diverse estrazioni politiche, dai colleghi del Movimento 5 Stelle, che hanno aperto una crepa importante dentro il Movimento su un tema fondamentale, che Di Maio ha scelto essere centrale, ma che secondo la loro opinione non è mai passato per il via della piattaforma Rousseau ed è, come dire, un tema che all'interno del Movimento 5 Stelle si sta rivelando divisivo, fino a colleghi di maggioranza, altri di opposizione, alcuni dei quali ritengono per esempio che questo debba essere un referendum politico, altri ritengono che invece ci si debba attenere al merito. Ognuno ha le proprie motivazioni, tutte hanno trovato spazio e casa in questa sala di stampa di Montecitorio.
Rilevo con dispiacere che si continua a parlare molto poco di referendum. Ecco, io credo che nelle fasce importanti in cui le persone guardano la TV, cioè la sera nel prime time, io credo che non si superi un'ora a settimana per ciascuna rete di dibattito sul tema referendario. E io trovo che questo non sia, diciamo, un dato che va a vantaggio dei cittadini, perché i cittadini debbono conoscere per deliberare. C'è stata imposta una campagna referendaria nel mese di agosto, c'è stata imposta una campagna referendaria sovrapposta alle elezioni regionali e amministrative, proprio perché probabilmente a qualcuno era scomodo dover giustificare magari dei cambi di posizione. Però ecco, io credo che sia dal punto di vista come dire, della informazione, sia dal punto di vista del confronto, se ne parli ancora drammaticamente troppo poco, a pochi giorni dal voto. E questo devo dire che secondo me è un elemento grave. Ogni giorno io cerco di dare una motivazione differente dal giorno precedente sul taglio dei cosiddetti parlamentari e sul perché questa cosa è pericolosa, dannosa, inutile per la nostra democrazia. Oggi, l'ho già fatto con un tweet sui social, ho sottolineato il fatto che in un momento di pandemia e di crisi economica internazionale, con miliardi da dover gestire da parte del governo, l'ultima cosa da fare è indebolire un Parlamento sovrano anche nei suoi poteri di indirizzo e controllo. Chi ha seduto sui banchi del Parlamento sa quanto sia importante, oltre a quella legislativa, che è l'unica funzione di cui spesso quelli del sì parlano, per velocizzare, come se noi dovessimo fare le cose delle corse a ostacoli, come se il Parlamento più agile, ecco, potevano, ho detto con una battuta, metterci i banchi a rotelle se volevano il Parlamento più agile qua dentro. Ecco, non è l'agilità del Parlamento, non è la sua cura dimagrante l'oggetto di questo referendum. Ecco, il punto è che indebolire un Parlamento sovrano, ecco, io credo che oggi sia un elemento pericoloso per il nostro sistema, di fronte all'emergenza pandemia, alla crisi economica e a miliardi che dovranno essere gestiti e amministrati. L'occhio, il controllo del Parlamento e l'indirizzo del Parlamento sono fondamentali. Mario, raccontaci come nasce questa iniziativa, questa avventura, fatta da destra. Ecco, qui ripeto, tutti hanno trovato spazio per le loro opinioni, da destra, da sinistra, dal centro, dai 5 Stelle per l'appunto, per cui il contributo di tutti secondo me è fondamentale, e la testimonianza di ciascuno di voi, che mi auguro riusciate poi ad alternarvi al tavolo della conferenza stampa per dare ulteriori buone ragioni, magari anche di natura personale, politica, tutto quello che c'è, in questo fronte del no, che ha come comune denominatore la difesa della Costituzione. E badate, noi non stiamo facendo un'alleanza di governo. Qualcuno dice, ah, perché c'è gente che la pensa diversamente. C'è gente che la pensa diversamente, ma il comune denominatore è il giudizio negativo sul taglio dei parlamentari, che viene unanimemente considerato un taglio alla democrazia, e a maggior ragione chi in Parlamento ci si è seduto e sa come funziona, sa che tutte le balle, perché quelle sono balle sul miglioramento del funzionamento del Parlamento, sono degli slogan vuoti a cui si aggrappa chi non ha argomenti. Grazie Simone. La nostra iniziativa nasce quasi per caso, anzi direi per caso, però è anche il frutto di una valutazione meditata, soprattutto per quello che mi riguarda politica, cui non sono naturalmente estranee le questioni di rilevanza costituzionale, e nasce dal fatto che secondo noi il centrodestra sta commettendo un errore. Segnatamente i leader della Lega e di Fratelli d'Italia, un errore a non spostare i loro partiti sulle posizioni del no. Io mi rendo conto di quanto valga la coerenza, che credo è un valore nella politica, però bisogna, a patto che non si trasformi in immobilismo,
e a patto che non chiuda tutti e due gli occhi sul contesto che è mutato rispetto a quando quegli stessi partiti hanno espresso il loro sì durante i passaggi parlamentari. Salvini e Meloni chiedono da tempo le dimissioni del governo, chiedono da tempo il ritorno alle urne, chiedono da tempo in qualche modo il ripristino di una legittimità democratica che loro non trovano nell'attuale esecutivo. Hanno puntato tutto sulle elezioni regionali, io appartengo a quella categoria di no per motivazioni soprattutto politiche, altri lo faranno e lo diranno per ragioni più inerenti invece alla materia costituzionale. Quindi dicevo, i leader del centrodestra puntano tutto sulle elezioni regionali pensando che le elezioni regionali possano determinare la crisi dell'esecutivo e quindi un nuovo scenario. Può darsi, ma è anche vero che la maggioranza attuale avrebbe facile gioco a rispondere che in nessuna regione si presenta sotto forma di coalizione di governo, neppure in Liguria, dove Movimento 5 Stelle e PD sono alleati, però manca Renzi. E quindi il governo non è presente come tale, come maggioranza di governo, in nessuna regione. Il Movimento 5 Stelle avrebbe facile gioco a dire che zero governatori a oggi, zero ne avrà domani. In realtà l'unico elemento che potrebbe determinare la crisi dell'esecutivo e l'apertura di un nuovo scenario è l'affermazione del no. Vedete, io non uso a caso la parola affermazione al posto di vittoria, perché, lo diceva prima l'onorevole Baldelli, mentre il sì ha delle forze politiche a sostegno, il no è orfano dal punto di vista dell'organizzazione dei partiti. Non ce n'è nessun partito è per il no. Quindi il no nasce per germinazione spontanea, nasce come è nato il nostro comitato, con delle persone, Malgieri, Moffa, Viespoli, io e tanti altri, che ci siamo contattati, abbiamo stilato un documento nel quale abbiamo chiesto agli elettori del centrodestra di disobbedire ai loro leader, nell'interesse stesso dei loro leader oltre che della nazione. Quindi, secondo noi, si può evitare questo errore schierando i propri partiti per il no e non già per il sì, proprio perché il sì va a stabilizzare l'attuale maggioranza. Il PD, che si è trasformato da guardiano della Costituzione in zelante impresario del carnevale grillino, lo ha accettato proprio perché ha fatto prevalere ragioni politiche, ragioni di quadro, di maggioranza e quindi di stabilità di governo rispetto ai voti che ha espresso in Parlamento. Quindi esiste un dato politico sotteso a questo referendum. Io parlavo di affermazione del no, perché il no, essendo spontaneo, essendo orfano di partiti, ha i voti del no si pesano, non si contano. Perché se fosse vera la narrazione grillina, se il no fosse appannaggio della casta, il no non dovrebbe raccogliere voti, dovrebbe raccogliere nelle urne la stessa percentuale che ha raccolto in Parlamento al momento della votazione della legge. Quando è, Simone, il 3%, dovrebbe essere il no, il 2, il 3%, il Parlamento con quale maggioranza? Il 97% delle forze parlamentari? Ecco, se secondo i grillini, cioè i diversamente casta, il no è espressione della casta, nelle urne noi dovremmo trovare il 3%. Se invece noi troveremo, come immagino che troveremo, percentuali molto più alte, quindi vuol dire che vi è una parte rilevante del Paese che non ne vuole più sapere della narrazione grillina.
di questa narrazione falsa, incapacitante, che ha deresponsabilizzato il Paese, ha ingannato gli italiani. Quindi il nostro è un appello agli elettori del centrodestra a disobbedire ai loro leader, ma è anche un appello a questi leader affinché rivedano, sia ancora in tempo, a rivedere questa posizione e a produrre il massimo sforzo per l'affermazione del no. Quanti più no saranno nelle urne, così sarà più precario il governo Conte. È una questione di coerenza vera, di coerenza rispetto all'obiettivo. Io mi fermo qui, passo la parola all'onorevole Beccalossi e chiamo l'onorevole Malgieri al posto mio. Beh, innanzitutto grazie a Mario Landolfi, grazie a Silvano Moffa, a Malgieri e a Baldelli che hanno dato vita appunto a questa iniziativa che nasce proprio in maniera assolutamente spontanea, senza alcuna velleità di arrivare dove siamo arrivati oggi, ovvero sia la Camera dei Deputati, a portare avanti le nostre istanze. È nato questo gruppo tra amici che condividevano un certo percorso politico, ma che poi è stato allargato, lo dico a Simone, unico esponente di Forza Italia qui presente, da noi in Regione Lombardia ha aderito di fatto l'intero gruppo di Forza Italia in Regione. Domani farò una conferenza stampa con il capogruppo di Forza Italia a Brescia, dimostrazione che ha ragione Mario. Siamo ben oltre il 3% che sulla carta dovremmo rappresentare. Io ho fatto il deputato e ne sono stata molto orgogliosa. L'ho fatto dopo tanti anni di militanza, dopo aver fatto, come si usava una volta, fare la gavetta. Sono stata eletta tante volte con le preferenze in regione, con addirittura 21.000 preferenze negli anni 2000-2005. Quindi ho seguito tutto il percorso e mi rendo conto che per chi è arrivato in Parlamento dal nulla, grazie ad un click e a percentuali altissime di un partito che è nato dal niente, è facile pensare di poter calpestare e il Parlamento e la Costituzione, perché vale nulla per loro. Per me invece vale moltissimo. Per me vale moltissimo e mi fa molto dispiacere che il PD, che quando siede all'opposizione brandisce la Costituzione come fosse il Vangelo, anche in quelle parti che magari avrebbero potuto essere modificate nel tempo, quando si tratta di calpestarla pur di andare a governare un paese senza il voto degli elettori, beh, se ne dimentica. Hai fatto bene Simona a ricordare come il PD abbia cambiato idea, evidentemente con l'unica ragione e giustificazione di rimanere al governo di questo paese. E lo fa, peraltro, in cambio di nulla, se è vero come è vero che non è riuscito neanche a portare a casa l'appoggio ai suoi candidati nelle 6 regioni dove si va a votare da parte dei 5 Stelle, a parte appunto in Liguria. Di fatto il PD lo fa solo ed esclusivamente per rimanere al governo del nostro paese. Il fatto che siano i 5 Stelle ad aver fatto diventare la loro bandiera questa riforma e questo referendum non mi colpisce affatto e non mi sorprende. Bisogna fare un passo indietro. Molto spesso noi abbiamo poca memoria storica. Io ricordo il primo Vaffa Day del 2008 di Grillo, dove già si ipotizzava la possibilità di sorteggiare i deputati. Poi abbiamo visto che molti di questi sono stati quasi di fatto sorteggiati con i click nei bar delle vie e ci siamo ritrovati con parlamentari, talvolta anche ministri, davvero poco autorevoli. Allora, non è che perché ci sono tanti deputati poco autorevoli bisogna eliminare il Parlamento, e se è vero quello che dicono, che sono troppi e quindi bisognerebbe ridurli per due ragioni. Uno, i costi. Ricordo che l'Osservatorio dei Conti Pubblici ci dice che sarebbe un risparmio di circa 57 milioni l'anno, pari a circa due caffè, al costo di due caffè per cittadino. Ricordo oltretutto che i costi di funzionamento della Camera e del Senato rimangono tali a prescindere dal numero dei parlamentari. Ma le conseguenze di un'eventuale riduzione, parliamo ad esempio dei senatori,
a 200, beh, sì, diventerebbe pericoloso per la democrazia del nostro paese, perché solo 200 persone potrebbero cambiare le sorti di una legge o di un provvedimento. E se è vero che la corruzione aleggerebbe sopra il Parlamento, come in maniera abbastanza stupida descrivono i grillini, beh, è molto più facile avvicinare 200 senatori per cambiare l'iter di una legge o il contenuto di un provvedimento rispetto ad un Parlamento più autorevole. Altre due cose voglio dire. Primo, se passasse questo referendum, renderemmo ancora più forti quelle segreterie di partito che di fatto nominano i propri deputati, perché è fuori ombra di dubbio molto chiaro che ormai farebbero strada solo coloro che sono, diciamo, molto vicini alle segreterie dei loro partiti, perché il primo che dice no non verrebbe neanche candidato. E questo spiega perché ci sono anche nel centrodestra molte persone che ci stanno avvicinando in queste ore per dire che voteranno no, ma che non si possono esporre per paura di rappresaglia all'interno del loro partito. E non sto parlando della Lega, dove autorevolissimi esponenti come il presidente Fontana, il vice segretario Giorgetti e tantissimi altri deputati e rappresentanti di altissimo livello di prima linea della Lega già hanno detto che voteranno no e che sono assolutamente contrari. Va aggiunto un particolare, che qualora dovesse passare il sì, voi credete che il famoso cambiamento del sistema elettorale che avrebbe dovuto essere votato prima del referendum non avverrebbe in una logica squisitamente proporzionale che porterebbe e condannerebbe il centrodestra a stare da sempre per sempre all'opposizione? Allora, se non lo si fa per convinzione, io faccio un appello a Salvini e alla Meloni affinché ragionino su questa cosa. Se davvero si dovesse arrivare a ciò, potranno avere tutti i voti che vogliono e potranno anche vincere le elezioni regionali, perché così sarà. Qualcuno di voi è convinto che non vinceremo le elezioni regionali, ma stiamo addirittura avanti nei sondaggi in Toscana. La rossa Toscana in questo momento vede la candidata del centrodestra avanti sul candidato del centro-sinistra. Dunque è di tutta evidenza che si vinceranno le regionali. Ha detto bene l'onorevole Landolfi. Il governo nazionale derubricherà la sconfitta delle regionali come una questione meramente territoriale, giustificando oltretutto col fatto che comunque lì non si è presentato mai la compagine governativa. L'unico modo per scalzare questo governo è che passi il no o che abbia comunque un risultato di tutto rispetto. E lo dico a chi, come Salvini e la Meloni, si propongono e fanno bene, noi siamo tutti di centrodestra, alternativi al governo Conte, e che lo vedono come un pericolo per la democrazia e per il nostro paese e che invece lo lasciano governare in maniera assolutamente tranquilla. Ultimo aspetto, io vengo dalla regione Lombardia, dove ho ricoperto anche incarichi importanti, oggi sono consigliere regionale. Guardate che la gestione di un'emergenza, prima sanitaria e poi economico-finanziaria, e ci aggiungo anche sociale, gestita di fatto da un one man show, qual è Conte, è pericolosissima. Noi lombardi, più di qualsiasi altro italiano, abbiamo saputo capire che cosa significava collegarsi il sabato sera alle 11 mezzanotte per sentire annunciare i DPCM di Conte che non erano passati neanche dal Consiglio dei Ministri e tantomeno dal Parlamento. Sappiamo che cosa significava per noi, più con tutto rispetto delle altre regioni, più di qualsiasi altro, un mancato confronto dei propri provvedimenti nel Consiglio dei Ministri prima e poi in Parlamento o anche viceversa, è per noi fondamentale. È per questo che, ripeto, io mi auguro che ci sia un sussulto di orgoglio da parte degli elettori che si informino, e noi oggi abbiamo anche questo obiettivo, ovvero sia di informarli per spiegare che è una bufala, è una fuffa quella che ci stanno vendendo. I 5 Stelle arriveranno a dire che non servirà più un Parlamento, ma basteranno tanti click. E se permettete, io che sono orgogliosamente una donna di destra che mai rinegherà il suo passato e anche presente di donna di destra, sono favorevole alla democrazia, sono favorevole al Parlamento, sono favorevole al fatto che ci siano deputati e senatori, che siano essi di maggioranza o di opposizione, possano dire la loro, senza passare da un click prima e dalle segreterie dei partiti dopo, perché questo è il tema che va sottolineato.
I deputati, se sono bravi e se sono capaci, se gli viene consentito, hanno il diritto dovere di rappresentare i propri cittadini. E questo, guarda un po', qualcuno lo vorrebbe mettere in discussione. Grazie Viviana. Direttore Malgeri. Grazie. Una brevissima considerazione. Io una delle cose che dico quando faccio le varie dirette o quando ho l'occasione di fare delle presenze televisive in, diciamo così, con un minimo di portata, io dico che da elettore del centrodestra, prima ancora che da eletto, io vorrei poter scegliere, così come scelgo il sindaco della mia città e il presidente della regione, non più il presidente della provincia, perché non ce lo permettono più, vorrei poter scegliere chi mi governa. Allora, perché io mi devo trovare un avvocato, un professore universitario preso di lì per caso che non si è mai candidato nemmeno a un consiglio di zona? Allora, io se fossi, diciamo, da esponente del centrodestra, penso che di riduzione del numero di parlamentari si debba ragionare dopo che il centrodestra vincerà le elezioni e che si porterà in campo una riforma vera, seria, complessiva sul presidenzialismo, sul premierato, ma dove ci sia la possibilità di affrontare non lo spezzatino nella Costituzione, non di dare in pasto all'opinione pubblica un pezzetto, un osso della demagogia grillina, ma una riforma organica che corrisponde alle aspettative, al progetto, alla legittimazione del centrodestra che vince le elezioni. Quando Berlusconi fece la riforma nel 2005 aveva un mandato popolare, perché aveva fatto una campagna elettorale dove si era impegnato e aveva presentato agli elettori un progetto di riforma. Con le debite mediazioni in Parlamento quello era venuto fuori e c'era la riduzione del numero di parlamentari, è stata respinta dagli elettori legittimamente, però c'era un mandato popolare a farla e c'era una maggioranza che lo aveva in qualche modo indicato. Qui che mandato c'è? Perché questa è nata con il governo giallo-verde, è finita col governo giallo-rosso e ora qualcuno viene a dirci con quale presupposto noi, perché noi dobbiamo contraddire il Parlamento che in quattro letture ha scelto questa cosa? Ma perché le riforme costituzionali che sono state tutte respinte, quella di Berlusconi e quella di Renzi, non avevano passato le quattro letture? Serve a quello il referendum. Grazie. Il progetto del quale ci occupiamo, e ne farei volentieri a meno personalmente, perché vuol dire che viviamo ancora in una sorta di democrazia decidente, una democrazia parlamentare accettabile, è allo stesso tempo inquietante e sinistro. E lo trovo tale in ragione del fatto che non si tratta soltanto di una riforma più o meno indolore sulla quale si può più o meno consentire. No, attraverso questa riforma, che è un passaggio cruciale di un cambiamento radicale di sistema, si cerca di abrogare la Costituzione repubblicana nella sua essenza, così come noi l'abbiamo conosciuta, ed il sistema rappresentativo nel quale noi abbiamo svolto le nostre mansioni come eletti naturalmente, ma anche come elettori per circa 70 anni. Si tratta cioè di passare, ed è il motivo occulto che mi tiene in apprensione più che il motivo apparente, si tratta di passare da una democrazia con tutti i suoi limiti, naturalmente, le democrazie sono in crisi in tutto il mondo, dagli Stati Uniti d'America fino al Giappone, ma comunque si parla pur sempre di una democrazia. Si tratta di passare da una democrazia, da un sistema democratico, ad un sistema oligarchico. E il fatto che lo si nasconda vuol dire che coloro i quali si sono schierati come noi per il no hanno individuato qual è il vizio d'origine di questa riforma che porterebbe fuori dal consesso delle democrazie occidentali l'Italia. Non è un caso che nell'Unione Europea, dopo questa riforma, l'Italia avrà in percentuale il minor numero di rappresentanti rapportato al numero degli abitanti, il che vuol dire che soltanto una piccola, ristretta cerchia di
padroni del vapore, si diceva una volta, o di segreterie di partito, o addirittura di rappresentanti, una cosa che dovremmo rispolverare, di rappresentanti della partitocrazia, si arrogherà il privilegio di poter nominare una cerchia di eletti, una cerchia appunto di oligarchi, ecco la è una sorta di democrazia ottriata, se non vi piace la democrazia oligarchica così come si delinea attraverso questa legge, una piccola cerchia da poter controllare a piacimento, cioè gli uomini e le donne del capo o delle cape, non saprei dire come si può definire senza offendere appunto e scadere nel sessismo, eccetera, una piccola cerchia di questi elementi che detengono il potere nei piccoli partiti, che si vanno a formare peraltro ogni 15 giorni, insomma, quindi anche a seconda delle convenienze, e formano delle alleanze spurie a seconda sempre delle convenienze, quindi quale coerenza e di quale coerenza vanno parlando in questi giorni alcuni esponenti politici, io me lo chiedo anche qui con una certa inquietudine, se non con un moto di riso, ma molto 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 amaro. Quindi è un sistema oligarchico quello che cercano di mettere in piedi, e mettendo in piedi un sistema oligarchico di questo genere deprivano il popolo della possibilità di essere autenticamente sovrano, sia dal punto di vista della rappresentanza popolare. Per fare un deputato ci vogliono almeno 150.000 elettori, per fare un senatore ce ne vogliono addirittura 800.000, sono cifre da Stati Uniti d'America, ma laddove però negli Stati Uniti d'America 200 senatori e 400 rappresentanti della Camera, del rappresentanti del Congresso, si assommano a dei deputati e dei senatori veri federali, cioè che rappresentano gli stati ed hanno poteri legislativi immensi, quasi pari a quelli che rappresentano in Campidoglio tutta la nazione. Quindi sono dei paragoni assolutamente sbagliati. Ho sentito dire dal ministro degli esteri, mi pare si chiami Di Maio, dal ministro degli esteri che in Inghilterra ci sarebbero 600 deputati. No, ai 700 deputati della Camera dei Comuni vanno aggiunti i 1.400 membri della Camera dei Lord. Fatevi voi il conto, io non sono bravo in aritmetica, e la Francia mi pare stia più o meno sullo stesso piano della rappresentanza italiana, sì, più o meno come la Germania, ma la Germania, considerate i rappresentanti dei Länder, che sono degli autentici legislatori, non come i consiglieri regionali italiani, li chiamano deputati regionali, ma solo in Sicilia, a dire la verità, ma sono consiglieri regionali e hanno tutt'altre competenze. Quindi c'è una deprivazione popolare da un lato, di rappresentanza popolare, ed una deprivazione dei territori. Pensate che la Basilicata, l'Umbria, l'Imolise, la Valle d'Aosta, il Friuli Venezia Giulia potrebbero non avere nessun rappresentante, a meno che non si facciano dei pasticci tipo quello di aggregare alcune regioni ad altre regioni soltanto per fare dei numeri e quindi naturalmente ottenere la rappresentanza. Anche questo dal punto di vista tecnico, sul quale ovviamente non mi intrattengo, dal punto di vista tecnico è una sonora schifezza che grida veramente vendetta al cospetto della intelligenza di tutti quanti gli italiani. La limitazione della rappresentanza appunto vuol dire appropriarsi di maggiore potere. L'appropriazione di maggiore potere favorisce la eliminazione o la limitazione della stessa sovranità. E mi sorprende che coloro i quali, sedicenti sovranisti, non abbiano capito, o forse l'hanno capito talmente bene da non poterlo esplicitare, sedicenti sovranisti non hanno capito che la sovranità nasce innanzitutto dal popolo, dalla vastità della rappresentanza e soprattutto dal dispiegamento
dal dispiegamento degli interessi concreti che gli eletti porteranno in un Parlamento quanto più possibile vasto, quanto più possibile variegato e naturalmente, come i padri costituenti ci insegnavano, diversificato nelle sue componenti politiche. Concludo. Io ritengo, ho sempre ritenuto con i miei amici, che la Costituzione è una cosa troppo seria per affidarla a dei politici d'accatto. A dei politici in genere, ma dei politici d'accatto è un obbrobrio. La Costituzione non si può riformare a morsi. Non si può riformare facendo una leggina oggi, una leggina domani. Non si può mettere insieme quello che ieri era sbagliato o veniva ritenuto tale con quello che oggi viene ritenuto giusto. Una Costituzione si riforma organicamente e per riformare una Costituzione c'è bisogno anche di un clima costituzionale e quindi c'è bisogno anche di un assetto, diciamo, morale costituente che si dispieghi nel Paese. Ecco perché io personalmente, ma insieme con molti amici, abbiamo sempre sostenuto la necessità di un'assemblea costituente visto il fallimento delle varie bicamerali. E allora se non si arriva al punto, cioè se non si arriva a questo, ma di quale democrazia diretta il cosiddetto movimento grillino, pentastellato, 5 Stelle, non saprei più come definirlo, di quale democrazia diretta parla? Parla di una democrazia oligarchica, quella dei click a cui faceva riferimento qualche istante fa Viviana e dalla quale ovviamente noi non usciremo più liberi, più rappresentati e più sovrani, ma ne usciremo molto più limitati nelle nostre libertà di poter rappresentare quelle che sono le istanze del Paese. Una costituente che venga eletta direttamente dal popolo è l'unico atto sovrano che un Parlamento può compiere per dare ai cittadini la possibilità di dire innanzitutto, rispondere innanzitutto alla domanda quale democrazia volete che sia governante in questo Paese. Da questo credo che non si possa prescindere e credo che noi che siamo per il no, da giorno dopo, da martedì della prossima settimana, credo che ci impegneremo a fondo per portare all'attenzione degli italiani questo tema che considero cruciale. Grazie, grazie Gennaro, anche per la sottolineatura di una cosa che suona come un imbroglio, cioè il paragonare mele con pere, mele con limoni, quando nei loro dati la propaganda del sì dice l'Italia c'ha più parlamentari dell'Inghilterra, perché calcolare soltanto la Camera dei Comuni e non quella dei Lord? Sono parlamentari anche quelli, perché non calcolare il Bundesrat in Germania o il Senato in Francia? No, loro calcolano solo l'Assemblea Nazionale, così più parlamentari eletti e con l'aggiunta di questa parolina alla fine c'è la possibilità di imbrogliare sui dati. Ecco, quindi hai fatto molto bene a sottolineare questo perché come se quelli eletti tra l'altro fossero peggio degli altri, cioè addirittura il fatto che siano eletti sia un aggravante. Silvano Moffa. Sì, grazie. Ma io vorrei ritornare un attimo al senso della nostra iniziativa. Sono state dette già delle cose molto importanti nel merito di questa riforma fuffa, come l'abbiamo definito nel nostro appello. La nostra iniziativa parte soprattutto da un dato oggettivo, che è quello di spingere e sollecitare l'elettorato di centrodestra ad un atto di coraggio, anche a un atto di disobbedienza nei confronti dei leader che con eccessiva semplificazione hanno scelto la strada di inseguire, come dire, un consenso popolare molto facile intorno al sì e non invece di affermare dei principi politici che sono alla base della politica. Devo dirlo con grande rammarico, mi aspettavo invece il coraggio di una scelta che recuperasse anche il senso della politica nel centrodestra, perché ho l'impressione che si sia perso soprattutto questo. In questo momento, devo dire con amarezza, da parte dei leader che rappresentano il centrodestra, segnatamente di Salvini e della Meloni. E dirò di più, attenzione,
perché negli ultimi giorni, forse in qualche modo scossi, non voglio essere presuntuoso, dalla nostra iniziativa, ma anche dal dato oggettivo che in qualche modo si sta evidenziando di una crescita del no rispetto a quelle che erano le ipotesi originarie, che vedevano appunto una rappresentanza di maggioranza straripante del sì, anche in concomitanza con la scelta del 93%, 96% del Parlamento. Di fronte invece all'incremento del no, in qualche misura c'è una sorta di imbarazzo da parte dei leader del centrodestra e qualcuno si è avventurato a dire lasciamo libertà di voto. Allora, stabilito che la libertà di voto non la stabiliscono certamente i leader di partito, ma è scritta nella Costituzione e grazie a Dio non ce la toglie nessuno, io credo che questa scelta in qualche misura vada verso una forma che vuol cavalcare quasi un ni, cioè né un no né un sì. Ma il referendum non è fatto di ni, il referendum è fatto di una scelta molto netta, ecco il senso politico che il referendum oggi sta assumendo rispetto al merito stesso della questione che è sul tappeto. E quanto al merito vorrei aggiungere qualche considerazione. Questo è un vulnus non solo per la rappresentanza, ma per la democrazia in quanto tale. Perché, come è stato detto, non c'è stata mai una riforma che non avesse perlomeno un senso complessivo e organico di toccare la Costituzione per salvaguardare quegli equilibri che sono sostanziali nella nostra Costituzione e che invece vengono fortemente intaccati da un intervento di un taglio lineare che riguarda solo i parlamentari. Voglio ricordare che nessuna riforma, anche nel fallimento delle bicamerali, ha riguardato soltanto un pezzo del Parlamento. E io credo che sia arrivato il momento di affermare questo principio fondamentale. La Costituzione non si può toccare a spizzichi e bocconi. Ma non è bastato il fallimento del titolo quinto della Costituzione? Non è bastato che con quella riforma abbiamo aumentato soltanto il livello del contenzioso innanzi alla Corte Costituzionale tra Regione e Stato? E una destra che nasce nella sua storia, che ha nel suo DNA la difesa dello Stato e il riconoscimento delle autonomie in un quadro organico dello Stato, una destra che ha nella sovranità, non nel sovranismo, un punto di riferimento sostanziale, come fa a sostenere oggi una riforma di questo genere? Ecco, il nostro vuole essere un richiamo all'elettorato di centrodestra, anche a quelle idee di fondo che hanno sempre connotato la nostra essenza, la nostra partecipazione politica. E a proposito di partecipazione, attenzione, perché intaccare la rappresentanza significa sostanzialmente anche intaccare la partecipazione popolare. Se è vero come è vero che una riduzione dei parlamentari, perché il numero non è indifferente nella nostra Costituzione, anche questo io lo voglio dire con grande chiarezza, il numero è un elemento sostanziale della nostra Costituzione. Ci sono alcune cose che possono avvenire perché c'è un quorum. L'elezione del Capo dello Stato richiede un quorum. L'elezione dei membri della Corte Costituzionale e del CSM richiede un quorum. Il che significa che il numero non è un elemento ininfluente. E allora il numero va sempre contestualizzato all'interno di una riforma organica della Costituzione, altrimenti si rischia di fare danni e di colpire la rappresentanza e di inficiare il senso democratico che è alla base della nostra Costituzione. Ecco quindi l'appello che noi facciamo a disubbidire, una disubbidienza civile, coraggiosa, ci vuole coraggio. E il nostro appello, che è nato in pochissimi giorni e che ha visto la partecipazione di tanti autorevoli esponenti del mondo intellettuale, del mondo politico, anche ex parlamentari, di tutti gli schieramenti politici del centrodestra, è un appello che si rivolge all'elettorato e mi auguro che prima di venerdì ci sia da parte dei leader che si sono esposti inopinatamente sul fronte del sì un ripensamento. Non basta lasciare libero l'elettorato, bisogna scegliere. Grazie. Grazie Silvano. Mario. Io aggiungo solamente, e devo dire che l'ultima parte dell'intervento di Moffa introduce
questo relativo ai dati quantitativi. Noi in una settimana il nostro comitato, attraverso una pagina Facebook, attraverso una petizione online e attraverso le prime 100 firme, noi abbiamo raccolto oltre 700 sottoscrizioni, 714 per l'esattezza, e a dimostrazione della vitalità di un mondo, noi ci rivolgiamo al centrodestra, e anche della insoddisfazione rispetto alle posizioni ufficiali che sono state adottate. E dicevo prima, i voti del no si pesano oltre che si contano. A me piace fare un paragone un po' ardito. Il no è la marcia dei 40.000 di Torino. Quelli che sfilarono in piazza chiedendo la riapertura dei cancelli erano la metà forse di quelli che occupavano le fabbriche, ma la storia l'hanno fatta loro. E senza quella marcia del 1980, di 40 anni fa, Craxi non avrebbe vinto il referendum sulla scala mobile. Quindi c'è una parte del Paese, che mi auguro rilevante, che non beve più la falsa narrazione dei diversamente casta grillini. E questo è un segnale che il centrodestra e i leader devono cogliere, perché rischieranno di trovarsi spiazzati. Qui non si tratta di cercare di incassare comunque una vittoria, perché si rischia di andare incontro ad una sconfitta certa. Grazie. Grazie. E grazie a Simone. Anzi, faccio una battuta, faccio mia quella dell'onorevole Rotondi, che se vince il no, lui sarà chiamato al Quirinale.